Ciao a tutti amici, sono io, Julia War, e oggi sono qui per fare una nuova puntata di Edicola, ovvero la 24esima. Oggi sono qui per recensire insieme a voi delle cose di SpongeBob, ovvero questi cubolotti e poi questi personaggi in 3D. Allora, iniziamo subito perché non voglio perdere troppo tempo. Ovviamente alla fine del video ci saranno i saluti, sempre più o meno una trentina, un po' di meno, un po' di più, ogni tanto può capitare. Quindi iniziamo subito da questi cubolotti che sono questa cosa mi attira di meno rispetto a questa. Quindi iniziamo subito. Allora, per quanto riguarda la bustina, è sempre dei soliti colori di SpongeBob, ovvero blu, appunto per l'acqua, celeste, sponge, c'è cioè ovviamente il simbolo di SpongeBob, beh poi è gialla, tipo come se fosse ad ananas, infatti vedete qua è a forma di quadrati, qua si dice anche su che canale di solito fanno SpongeBob, Nickelodeon, insomma non so se si pronuncia così perché io non lo vedo mai, poi qua ci dice Cubolotti e c'è SpongeBob. Queste bustine sono fatte dalla Edibus e dietro ci dice il prezzo che è ben 3,50 euro ed è tantissimo per questi cubi, però comunque li volevo provare, magari c'è qualcosa di interessante. Poi c'è Patrick, SpongeBob e come visto su questo insomma canale che non so bene come si pronunci, Cubolotti Edibus, ovviamente che dagli 0 ai 3 anni non si può giocare. Insomma, le solite cose che si trovano su una bustina. C'è anche l'apertura semplificata, quindi andiamo subito ad aprire. Sinceramente, nelle puntate di Edicola ho recensito molte cose di SpongeBob. Ne ho fatte altre due, se non sbaglio. Sandy e il povero Squiddy che Lorenzo, sì, il mio amico lo ha decapitato. Già. Bravo Lorenzo come al solito, lo metto qui adesso, povero Squiddy. Comunque apriamo questo subito. Allora, non so quanti cubi ci siano e non c'è neanche un booklet a quanto pare. Ok, vediamo subito quale mi è capitato. Non vorrei che mi sia uscita questa M che magari non c'è niente, proprio sarebbe il massimo. Ah sì, c'è un booklet. Ah, c'è. Cubolotti. Allora, qua ce li mostra tutti quelli che possiamo trovare. Ah, e a quanto pare ci sono dietro le lettere, quindi non è che puoi trovarne uno magari vuoto, cioè con solo la lettera. E sinceramente io vorrei trovarne uno di SpongeBob, ma diciamo che un po' tutti mi piacciono, magari quello di Sandy, ma di sicuro troverò il più brutto, quello di Plankton, come si dice. Io con i nomi non sono mai il massimo, quindi vediamo subito. Vediamo prima di che colore è. SpongeBob, non ci credo, la lettera C, quindi è il terzo, non ci credo. Fantastico, io che pensavo di trovare subito il personaggio più brutto. È fantastico, guardate la sua faccia proprio intelligente, è bellissimo. C'è una C ed è tutto giallo. Poi ovviamente questi sono due adesivi ed è fantastico, quindi se vi piace SpongeBob potete collezionarli tutti. Ovviamente sarebbe difficilissimo fare proprio trovarli subito tutti perché non cambia la forma, quindi uno a fortuna deve andare, però insomma è carino. Adesso mettiamo questi qua un po' da questo lato e insomma è fantastico, mi piace tantissimo questa faccia e a quanto pare di SpongeBob ce ne sono tantissimi. I primi sono 3, 6, 7, 7 sono di SpongeBob. 6 di Patrick, 2 di Gary, 2 di Plankton, poi di Mr. Crab 2, di Squiddy 2, di Sandy 2, poi di questo qua che adesso proprio non mi viene il nome, dell'Aragosta, vabbè, insomma 2, e poi della Medusa 1. Ok, allora adesso io chiudo il booklet, insomma sono felice di aver trovato SpongeBob, è davvero davvero fantastico e questa è sicuramente una delle facce preferite, delle mie facce preferite che SpongeBob ha. Anche questa è abbastanza carina.
Insomma, con questa prima cosa sono davvero, davvero felice. Adesso passiamo all'altra, che sarebbero un personaggio 3D, appunto, sempre di SpongeBob. Come possiamo notare, se c'è sempre la sua facciona, è un po' mi può inquietare così grande. Cioè, ovviamente SpongeBob contiene un personaggio 3D, più una tessera puzzle, più un fanbook. Ovviamente noi vedremo sempre prima un fanbook, e dice 8 personaggi 3D con fanbook e il simpatico puzzle, collezionali tutti. Allora, io toccando un po' così, penso di aver trovato SpongeBob, ma ovviamente le mie supposizioni possono essere sempre sbagliate. Il prezzo è 2,99 e qua ci dice un po' di questo, insomma, di questi personaggi 3D. C'è l'apertura semplificata, quindi noi adesso l'apriamo piano piano. C'è una tessera del puzzle che cercherò di prendere subito, senza guardare. Ah, qua c'è il booklet e c'è SpongeBob davanti. Poi, vabbè, qua ci dice un po' dei personaggi e ci sono due SpongeBob, poi Gary, Plankton, Patrick Stella, Squiddy, Mr. Crab e Sandy. Qua c'è tutto il puzzle e adesso vediamo cosa ho trovato. Vediamo il pezzo del puzzle che è enorme, ragazzi. C'è SpongeBob. Forse ho trovato SpongeBob, magari. Eccolo, insomma, sempre nelle sue posizioni più strambe, fantastico. A quanto pare sta qui, eccolo. Vedete? Quindi starebbe un po' qui. Altri due pezzi qua, uno qui, e poi così. Insomma, avete capito, spero. Questi li spostiamo completamente. E adesso vediamo il personaggio. Spero sia SpongeBob, spero sia SpongeBob. È SpongeBob! Ed è proprio la sua versione principale, se adesso la trovo. Eccola, ovvero questa. È strano, oggi sono stranamente fortunata. Già, è strano ed è strano, e sono stranamente fortunata. Allora, SpongeBob è adorabile, guardate la sua faccia stupida. Ah, poi ovviamente questa piccola pedana così rimane ferma, non rischia sempre di cadere, ha le sue scarpette con le calze e poi il suo vestitino ed è adorabile, ragazzi, è adorabile, lo ripeto, è adorabile. Guardate, è fantastico e poi per quello che vale, diciamo che è abbastanza carino. Costa anche di meno del cubo e sinceramente se dovrei prenderne un altro tra questo e quello sceglierei ovviamente questo cercando di non beccare lo stesso anche perché così è molto più facile averne uno diverso. Ecco perché appunto c'era SpongeBob qua, insomma, davanti. Beh, insomma, che vi posso dire? Quello che ho trovato in questa puntata di edicola mi è piaciuto tantissimo. E sinceramente queste cose ve le consiglio. Certo, se dovrei scegliere fra queste due, sceglierei più che altro questo perché costa di meno e comunque non è un cubo che se ne hai uno, diciamo, è un po' inutile. Però, insomma, comunque è molto carino. Sono tutti e due molto carini. Poi il cubo, guardate che espressione fantastica. Ed è molto bello. Mi è piaciuto proprio tutto. Tutte e due mi sono piaciuti di questa puntata di Edicola. E ovviamente, come al solito, passiamo ai saluti. Allora, oggi voglio salutare Margherita Papi, Aurora Sofi Simeoni, Angie De Vivo, Maria Mezzina, Yasmin, Marta Swaggy. Sara Guida, Vantan Boys J. Ope, Miss Giulia, Martina Lorusso, Roberto Zippo, che è un mio amico, quindi gli faccio un saluto un po' particolare, Vaditi Peñafiel, Jamie vs. Cree, Keep Calm and Love Life, Maria Chiara Spinella, Sara et Oubaa, poi Giada Agostini, Araya Review, Aurora Di Giustino, che lunedì 24 è stato il suo compleanno, quindi le faccio gli auguri un po' in ritardo, però comunque glieli faccio, quindi tanti auguri, Aurora. Poi il sospiro di una creatrice, Rusher,
Raffaella Diana, anche a questa voglio fare un po' un saluto particolare, visto che mi ha detto che ha messo like a tutti i miei video, e quindi la saluto e la ringrazio. Poi Marti Live, che sinceramente anche un po' a lei perché mi ha scritto proprio delle frasi dolci, quindi la ringrazio. The Minecraft Girl, Kawaii Dreams, Nikki Wolf e Arcangela di Giovanni. Bene, queste erano più o meno la trentina di persone che dovevo salutare. Ogni tanto sono un po' di meno. E adesso i video sto cercando di farli sempre il giorno prima di pubblicarli, in modo tale che i saluti siano abbastanza nuovi. Bene, noi ci vediamo al prossimo video, che forse sarà su tristezza, non lo so, ma forse. E insomma, vi mando un bacio a tutti. Noi ci vediamo, quindi ciao!